scarafone, oh scarafone. Ogni scarafone. Non è così che si fa questo balletto, caspita! Come ve lo devo dire? E tu Monica, non è questo il pasto, tu Stefania, tu Debora! Il piè, mi manca il piè! Perché? Perché avete lavorato sempre con quello scalmanato di Ottavio Ruggio, quel coreografaccio! Ecco cos'è! Allora seguitemi tutte, il passo è questo! 5, 6, 7, 8! 5, 6, 7, 8, forza! No, non sto bene così, va? 43, poi? 50. Ah, mo sì, ecco. Bene, 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 iniziamo, iniziamo subito. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Non mi sento. Buongiorno, dottore, sono venuto... Non vi sento, parlate dal buco. Buongiorno, dottore. Ma com'è possibile, dico io, poi vengono milioni di clienti dalla mattina alla sera e voi non riuscite a parlare dal buco. Non ci sta il microfono, che io mi trovo meglio con il microfono. Ma parlate fra insinatra, parlate con il microfono. Dunque, dottore, buongiorno. Un attimo, dunque, innanzitutto, prima di parlare, perché non c'è la barriera qua, voi preferite la mascherina? O per pagare una bella caramellina? No, preferisco la caramella, dottore. La mascherina mi opprime. Benissimo. Allora, dunque, ditemi di che dunque, cosa tutto, si allora sta, di che dicendo. Cosa si sta. Ehi! Allora, sulla mano, guarda la borsa. E voi mettete le mani sotto la borsa, scusate. Aspettate, non voglio che è indiviso, guardate. No, non ci penso io, aspettate. Ma la borsa mia! Buongiorno, dottore. Ditemi di cosa si tratta, di che cosa si tratta, scusate. Niente, dottore, vi volevo dire così, no? Me la potete dare una caramella pure a me? Ma sei andato al bar, sei andato. Ma te ne dici che sto prima io. Dunque, allora dite di che cosa si tratta. Niente, sono venuto qua per la pratica della pensione di guerra. Benissimo, quale guerra? Quale guerra? È importante, La guerra d'indipendenza. Sì, la guerra pubblica, ma mettetevi in fila la guerra d'indipendenza. Tutto sarà la seconda guerra mondiale. Buono! Buono! Allora, per la seconda guerra mondiale, voi mi date un certificato di residenza, uno stato di famiglia, estratto nascita e una cittadinanza. Il bollo, mi piace. Ce l'ho detto, c'è tutto questo documento. Vai, benissimo, benissimo. Dunque, fate una cosa veloce. Ma mi mantenete un attimo questo, scusate. Sì. Allora, stavo dicendo, ecco qua. Datemi tutto. Eccolo qua. Tutto in bollo, dottore, che sono precisa. No, mi fa piacere, finalmente... Un cliente zelante, devo dire. Beh, preciso, bravo. Molto bravo, veramente bravo, Bravo. Mi sono preciso perché... Bravo. C'è tutto qua. Sì, qui, sì. Oh, ma che state facendo? No. Ma stanno mangiando le pasterie. E lui non mi ha voluto dare la caramella. Io non l'ho approfittato. Queste sono le mie paste. Poi i tre me ne sono mangiate. Tre? Ma beh, guarda un po', che scostumato. Mettetemi in fila, Giovanotto, per cortesia. Abbiate pazienza. Dunque, allora, per la pensione di guerra. Sì. Dove avete fatto il militare voi? Io non ho fatto il militare, dottore. Vuoi la pensione di guerra, scusa. Ma perché per me e per mio padre? Per papà? Sì, per papà. E non poteva venire direttamente vostro padre? Purtroppo papà non c'è più. Capisco, mi dispiace molto, me ne tolgo proprio. Però, insomma, dico io pure a quel santo uomo, dico io, non devo avviare un poco prima, se pigliavo l'anticipo, che veniva lui, era meglio, era tutto più semplice. Ma avete ragione, dottore, quel papà era bello e caro, ma avevo questo fatto che non era preciso. Mamma lo diceva sempre. A me come non posso. Bene, allora, arriviamo al punto. Allora, mi serve, praticamente, mi pare di aver capito, insomma, che voi volete la reversibilità della pensione di vostro padre su di voi. Dottore, questa cosa che dite voi, è tutto chiaro, c'ho tutto qua stampato io. Bene, allora mi serve il certificato di morte. Di chi? Il vostro. Esonata. Vogliamo smettere adesso. Mettetelo in fila, Giovanotto. Certificato di morte di vostro padre, nonché un documento di sana robusta costituzione vostro però. Ma qua sana robusta costituzione, vuol dire una faccia gialla. Ma io ce l'ho! Datemi qua. Dunque.
Non ci siamo. Signore amabile, non ci siamo. Signora amabile, non ci siamo proprio. Perché deve essere in carta bollata, signora amabile? Ma chi è questo, signora amabile? Non lo so, voi siete signora amabile. Ma io mi chiamo Romare, che è signora amabile? È quello lui che dice amabile. Ma state così, piacere mettervi in fila a fare di ma quando ci danno i matici tutti e due? Ma me ne vado proprio. No, quasi mi trattengo. Allora, vediamo un po'. Una curiosità, prima di dare avvio alla pratica. Papà vostro che campagna ha fatto? Dunque, papà nel 43 è partito per la campagna di Russia. Sì. E appena arrivato là, perse un braccio e una gamba. E ho Steven aspettando. Ma che porta tu? Dunque, allora, nel 43 è partito. Sì. È rientrato in Italia. È rientrato nel 54. Che nemmeno 11 anni per ritornare dalla Russia qua. Dottore, voi tornateci dalla Russia con una gamba sola. Ma che ne sapete? Dunque, nel 62. Nel 62, mo che mi ricordo, dottore. Sì, sì, ecco qua. Vedere. Ecco che è arrivata questa carta. Fatemi vedere. Questa carta. Fatemi vedere un attimo. No, non so di che si tratta, comunque. No. Romana, ma che? Romana, questo è un brutto documento. Questa qua è la riscossione illegale di un assegno da parte di vostro padre. Romana, io non mi voglio impressionare, ma quella cosa è triste. Roma, la cosa è triste, grazie. Roma, quando fai una decina anni di misura? Esagerate. Questa è l'attestata che vostro padre, furba, ha riscosso illegalmente nel 62 la stratosferica cifra di 13.450 lire. Che mariolo, padre e figlio. Ma che considerando tutte le lasce, la mobile, le botte, CCT, tutto l'interesse passivo a tiro, siamo arrivati attualmente a un valore di 22.750.000 lire. 22 milioni? A che sacci, ma tu che vuoi? Io non ce ne ho. Bene, comunque voi dovete pagare entro 15 giorni questa riscossione illegale, perché altrimenti qua ci ammettiamo la tassa, la sovrattassa, la mora, la bruna, la bionda. Romano, io ho visto gente che per una fesseria del genere si è venduto la proprietà. Ma dottore, io non ce l'ho. In miseria. La deposita, perché quando lo Stato chiede, il cittadino deve dare, lo Stato esige, il cittadino deve pagare, perché lo Stato non può aspettare. Noi ci abbiamo rimesso fino adesso 22 milioni, non è una pazzesca, noi perché ci dobbiamo rimettere 22 milioni? Dottor, vedete di fare qualcosa, non posso fare niente, guardate, io il massimo che posso fare è che voi rinunciate alla reversibilità delle pensioni di guerra. Voi mi fate subito qua una dichiarazione che rinunciate alla reversibilità delle pensioni di guerra, e allora noi a mano che il tempo passa azzeriamo, scaliamo fino ad arrivare alla cifra che sarà. Bene, voi rinunciate alla pensione di guerra? Ma quale pensione di guerra? Voi non c'avete la pensione di guerra? Ma quando mai? Mio padre non ha mai preso la pensione di guerra. Ripetete, scusate, nel 43 papà è andato in Russia, andò in campagna in Russia per fare una battuta di caccia con i suoi amici, e là è successa la disgrazia. Dov'è? All'Inps per la pensione di guerra, che c'entra la guerra? Voi mi avete detto, voi venite qua con i documenti in bollo. A dove è la pensione? Che non lo sapete, che pratica devo fare? Ma fai perdere il tempo, dico io. Mandate per via, ma cosa da fare? Un po' di pazienza. Ma cosa da fare? E che devo fare con questa carta? Non lo so, ma mamma mi ha detto vai dal signor amabile che... Io non sono amabile, io sono feroce io. Ha detto vai dal signor feroce che lui è... Io sono cattivo io. Vai dal signor cattivo che lui è... Io sono carogna. Vai dal signor carogna. Io non mi chiamo carogna, io non sono carogna. Ma come mi chiamate voi? Mi chiamo... Che devo fare con la bolletta della SIP qua? Questa è la bolletta del telefono. Non si paga il telefono. Scusate, allora siete cretino? Io sono cretino. E voi ogni 5 minuti mettetevi in fila. Delinquente! Cosa so cosa? Cos'è che? Cos'è? Basta!
coccolo un poco, coccolo un poco. Passata tua, passata tua. Quindi, sì, quindi ho poesia per te. Ho poesia per me? Sì. Anche davvero? Sì. Anche tu, poeta. Scarafone innamorato. Innamorato, allora fammi sentire. Poesia o Wendina. O Fuentina, a cena ti ho invitato, il pollo cucinato, pure lui, purtroppo si è bruciato, il riso era sciallato, il dolce si è ammosciato, porta tu il bicarbonato. Bravo, Pasqualino, anche tu poeta. L'Italia è un paese di poeti, eh? Bravo, sì, bravo. Devo dire. Dunque, Wendina. Sì, Mirko. Dunque, tu in California. California. Yeah. Tu insegni dei bambini. Insegni dei bambini, appunto, volevo dirlo in americano, e tu giustamente mi hai preceduto. Bene, noi aspettiamo veramente con tanta felicità questo momento. Che tu possa ripetere una di queste tue canzoni, di queste tue nenie. Che si dice nenie. Si dice nenie. Non russo così però. Sì. Nenie. Va bene, bene. Faccio un'altra? Sì, fai un canzoncino. Faccio... Okay. Sì. Un canzoncino. Sì. Quella là del... Che ci piaceva, allora... fa... Quella là che mi è piaciuta delle mani, della... Ah no, delle pulizie. No, questa è un'altra. È un'altra. Questa ti insegno a salire. Di salire. Di salire. Le bambini. Ah, i bambini astronauti, ho capito. Sì. No. No, non come... Capisco. Vabbè, allora... Vabbè, questo è americano per coristi? Dire... Coristi. Coristi. C'è gli spettatori? C'è gli spettatori perché lei è... Una campanella. Allora... E tanto dolce e carino, la campanella. Eccolo. Che quelle cose che tu non ti aspetti da una così, che è campanella. Vabbè, fa lì. Andiamo. Allora. Bene. Round and round the merry-go-round, the monkey chase the weasel. Round and round the merry-go-round, pop goes the weasel. Round and round the merry-go-round, the monkey chase the weasel. Round and round the merry-go-round, pop goes the aspettavo gli indiani io. Bambini, avete imparato a saltare, vero? Adesso sapete come saltare. Però Wendy, tu una cosa non hai imparato ancora. Che cos'è? Quando è il momento di uscire, Wendy? No, perché tu sei video caldo, scusa. Tu sei video caldo e tu devi uscire soltanto, capito? Wendina! Wendina di là, Wendina di là. Come che sarà? Sono qua. Che sarà? Ma lei vuole andare a Sanremo, Biscardi vuol fare anche Sanremo? Sì, ci vediamo. Che sei montato la testa, ma. Cari amici telespettatori, buonasera. Benvenuti a questa edizione particolare del nostro processo del lunedì, un'edizione dedicata interamente a Sanremo. Ma prima di parlare del capo d'accusa che dibatteremo in questo contraddittorio, in questo ping pong, che è il processo del lunedì, io passerei decisamente la parola alla nostra panterona rossa, come la definisce. Come la definisce giustamente il nostro collega Silvio Satta dallo studio Nova, alla nostra Marina Morgan per illustrare chi sono gli ospiti che intervengono in questa trasmissione. A te, Marina.
Allora, gratitissimi ospiti, questa sera in studio abbiamo il dottor Paride Pelican. Mi permetto, correggerla. Parker. E che importanza, sempre penna, insomma. Poi abbiamo i gemelli Luisito e Luisito Pereira Squadriglia, che sarebbero i fratelli di Luisito, Luisito Pereira Squadriglia, no, quello è un'altra cosa. Squadriglia. E poi in collegamento, non Eurovision, ma con il nostro, la nostra sede di Sanremo, abbiamo Sabato Morace del Corriere dello Sport Stadio. Grazie Marina, benissimo, grazie Dici, Silvio, sicuramente c'è qualche novità, qualche comunicato ANSA, qualche informazione, dici sacca. No, è la solita interruzione. Per quanto, anche io ho fatto 13 Sanremo. Addirittura? Come inviato speciale dello Studio 9. Oi, boh, stringi sacca. Ho finito. Grazie. Bene, e arriviamo direttamente a capo d'accusa di questa puntata edizione speciale Sanremo. Festival, sì. Festival no. E se sì perché sì, e se no perché no. E se sì perché sì, e se no perché no. Sarta Studio 9. Bene, ma io prima di passare, diciamo così, al dibattimento, al contraddittorio, a Pirlo Poco, che è il processo del lunedì, preferirei a questo punto fare una piccola panoramica su quella che è stata la precedente edizione. La precedente edizione che ha visto così questo boom, diciamo apertamente, di questi quattro folletti, di questi quattro sempreverdi. Mamma mia! I Pooh che hanno trionfato con la canzone Uomini Soli. Ma c'è stato anche l'exploit, diciamo apertamente, di questa ragazza meridionale, pugliese, Mietta. La Mietta che, abbinata alla cantante Minchi, questo cantautore dell'immortale verso Tortolino Amoroso, tututatata, che viene alla ribalta. Quindi che in questa edizione, nella prossima edizione, che vedete tra qualche giorno, si ripropone con un altro testo veramente indovinatissimo, veramente originale, e con un testo che parla di Nenè, che non è un cacciatore, una cagliaritano, ma è una donna, nel quale testo dice: Nenè barattolino, Nenè mio cuoricino, Nenè amore, donnellino vicino, biscottino. Bene, allora a questo punto, fatta questa panoramica, sempre in attesa del caro patron del Festival di Sanremo, Adriana Racocini, che aspettiamo da qualche momento all'altro nello Studio 9 insieme al nostro collega Silvia Santa, io chiederei al prestigioso collega Paride Parche, una delle penne più importanti, se non la prima penna in assoluto del giornalismo italiano, come leggi tu, Paride, questa affermazione dei Pooh rispetto a un Coutinho e a un Mietta Minchi? Come leggi tu? E come leggo? Leggono come leggono tutti. Sono sceso, ho comprato il giornale, ho letto. Che è arrivata terza Mietta Minghi, seconda Codugno e prima i Pooh. E perché è arrivata prima i Pooh? Perché ha preso più voti. Mo se Codugno avesse preso più voti di i Pooh, avrebbe vinto lui. Invece hanno vinto i Pooh che hanno preso più voti. Uè, ma dove Pooh? Grazie Padre. Grazie Padre per questa analisi, diciamo così, analitica. Bene, e allora a questo punto rivolgerei decisamente la parola al caro collega Sabato Morace della Corriere dello Sport Campo, che è alla nostra sede di Sanremo, sede Rai. Uno, Sabato Morace, che cosa dire di lui? È una delle penne più prestigiose, se non la prima penna in assoluto. La prima penna sono io, sono la prima. Diciamo la prima penna, servo del giornalismo italiano. Bene, caro Sabato, come leggi tu questo avvenimento, diciamo questo boom ulteriore di questo giovane, di questo, sì, Marco Massini, questo toscanaccio, diciamo così, un po' discolo, un po' scapricciatello, ma arrabbiato, che grida al mondo intero della canzone napoletana quando sei disperato. Come leggi tu? Parla! Ti parlo da Sanremo, la città dei fiori, non so se lo notate tutti quanti, cari amici. Ebbene, questa è l'occasione per ricordare una pagina di grande successo internazionale. Ebbene, si celebrava il Festival della Canzone Sportiva del Tavoliere, dove c'era il coro dei Satanelli, e vedi con il loro inno di vittoria. Dimmi, caro. Ti interrompo, ma vogliamo spiegare ai telespettatori che cosa ci intende con questo termine Satanelli. Ebbene, i gloriosi atleti del Foggia con la gloriosa casacca rossonera. Ebbene, il loro inno di vittoria, way, l'abbiamo imbriacato, way, li abbiamo imbottigliato. Onore ai Satanelli che con gran volontà porteranno il Foggia in Serie A. Ebbene, nella zona Cesarini, suo fratello caro, ecco che è l'ugolatore lancia prima. In duo con lo squillante De Brita, lancia un do di petto e lascia il maestro essere fatto. In che senso, diciamo così, il maestro d'orchestra si chiamava il maestro essere fatto? No, il maestro era Vitin lo Zuppone, o Natalin De Cesti, ma non mi ricordo bene.
Mi tiro lo zoppone, diciamo così, come dici tu. Dico, era esterefatto nel senso che era rimasto veramente attonito. Esterefatto. Esterefatto. Aldo, sicuramente c'è qualche novità, qualche comunicazione, qualche informazione. Sì. Fresca, fresca, diciamo. Sì. Infatti mi è arrivata proprio adesso una velina dell'ANSA. Perfetto. Per la quale leggo che il comitato di Sanremo sì. ha deciso di escludere dalla manifestazione il cantante... Stringi salta! Ho finito. Grazie. Bene, e ritorniamo nello studio a dibattere questo argomento. Bene, io a questo punto mi rivolgerei a questi gemelli della canzone, i gemelli Luisito e Luisito Pereira Caviglia, due gemelli, due cantanti, due mercenari. Perché due mercenari? Va spiegato. Perché loro non appartengono a nessuna major, a nessuna etichetta discografica, ma di volta in volta vanno a lavorare, diciamo così, prestano la loro voce, la loro ugola d'oro, se possiamo dire, a chi offre di più. Innanzitutto la prima domanda, voi parteciperete a Sanremo e se sì perché sì e se no perché no? E se sì perché sì perché no perché no? Sarta Studio 9. Sì! Voi parteciperete a Sanremo. Sì. Dunque, possiamo sapere a questo punto per quale etichetta inciderete, sempre che lo possiate dire, anche perché esiste un certo tipo di stampa scandalistica che esce fuori subito con titoli A nove donne! Bueno, perché noi abbiamo avuto molte proposte, perché RCA ci voleva e perché CCD ci voleva e perché tutti ci volevano, ma noi abbiamo deciso di cantare per grande casa nipponica. E diciamo, possiamo dire finalmente qual è questa etichetta nipponica, questa etichetta diciamo così un po' amatoriale, artigianale, qual è? Dici. La Fam Cantà Records. La Fam Cantà Records. Come mai allora due artisti della vostra portata, uguagliati, è vero, decidono di scegliere la Fam Cantà Records rispetto alle major che hanno, diciamo così, il mercato assoluto, il monopolio del mercato discografico? Perché proprio la Fam Cantà Records? Perché paga meglio? Ecco, spiegato a questo punto, perché sono mercenari. E quale sarà il brano? Quale sarà il brano che voi andrete a interpretare a Sanremo? Ma perché? Ma perché tu m'ha tradito la primera notte de noce con il cameriere filippino che ti portava la brioche e il cappuccino? Pasquale! Dottor, mi interessa la compilation di Sanremo? Dottor, una bella commessa di 7.000 lire, dottor! Ci stanno tutte le canzoni, pure quelle che ha vinto! Aldo! Sicuramente c'è qualche novità, è arrivato finalmente alla Cocini, questo patrono! È arrivato, ma purtroppo, per portarsi alla trasmissione, il dottore Ragozzini se n'è andato, ma ha lasciato... Ha lasciato qualche dichiarazione, qualche comunicato avanza? No, ha lasciato un portafoglio! Ho portafoglio a Ragozzini!